Ah. Ma come l'altra volta che ho dovuto fare Alt F4. You there? Yeah, I'm coming. Questo è il pavimento della Lego. Cioè, che poi. Dov'è questa? Perché non è venuta? Si sa che siamo svenuti, perché non è venuta a Cioè, riprenderci con no. me? Non si interessa di un cazzo. And no one in the GRE noticed? At some point they did. I heard that's why they kicked him out. Too bad it was too late. And Hakon, why is he on the list? Because he killed Lucas? No. I like those blue puppets, the PKs. But no, I don't give a shit about Lucas's death. And why then? That, my dear, is a long story for another day. Let's just say everyone Scusa, on non that stavo list parlando di deserves a Hakon headshot. prima. And Hakon deserves something worse. E perché gli ha chiesto, scusate, perché gli ha chiesto di nuovo di Hakon? Ha mica detto che non si stava riferendo a Hakon, che è bugiardo, che ha mentito anche a lui. E sì. Che cazzo gli ha chiesto di nuovo? Preme, questo qua preme, Eden preme. L'ha già spiegato il motivo, che cazzo di lui chiedi? Con la chiave l'hai aperto. You don't Dylan? Dylan chi? Chi è Dylan, scusa? Dylan is nuts. Eh? Non lo so. Eh? How do you know Dylan? Dylan Dog? No is an overstatement. He contacted me because he wanted to escape the city and waltz. He was frightened something must have happened or he found something. What could he have found? I don't know. He knew I was in touch with Frank, but then Dylan just disappeared, stopped making contact. Chi era questo Dylan? Ah, il primissimo che ci ha salvato? Sì. Ok. Il primissimo che ci ha dato la chiave. Eh sì. Sì, ecco perché ha chiesto di Dylan. Magari pensavo Dylan di Beverly Hills 90. Ma no! Con la fronte alta. Due mani. Dylan gave me this before he died. Waltz killed him. Fucking. So he got him after all. Also, Dylan told me to find someone named Luan. You know who that is? Maybe we were meant to meet each other. The universe brought us together for some fucked up reason. Hello, Luan. What? I am Luan. Dylan wanted to contact Frank. He said the PK commander, Lucas, found something. Something Waltz had been looking for a long time. He wanted to escape the city so that Waltz wouldn't get it. The GRE key? I have it now. Probably. Lucas died because of this gizmo. Dylan too. Watch out. Or you'll be next. No, un oggetto maledetto. Waltz? Invaluable, I suppose. So you'd better not lose it. Ma che renatela di... di gallerie. Waltz must have switched on the generators. Waltz, but why? Don't have a clue. Who knows what's in that fucker's head? Come on. Hurry, ladies before they go off again. The train. Prima che si spengano di nuovo, prima che si accendano di nuovo. Please mind the gap. Thank you for che sto guardando su in cima, chi se ne frega? Hurry, Aiden. Seems we have a clear path to the central loop. Finalmente, minchia. Cosa? Ho avuto 12 ore arrivare a sto modo centrale qua. Ma perché si è guardato in giro? Poi lei ha detto prima che si spengano di nuovo. In realtà prima che si elettrifichino di nuovo. Però, boh, forse non ho capito io il senso. Siamo arrivati in V-Division. Sembra di essere in V-Division. Sì. Adesso qua c'è il rifugio? Non avessi dovuto. Che musichetta io mi, qua. Io mi alzo la vita che devo farlo. Ok, perfetto. Adesso posso fare. C'è una nota preziosissima collezionabile. Oh, minchia, non vuol far, non vuol far mancare. Come fai a vivere senza? Apriamo perché però non ci passa. Chiudiamo. No, perché no, sennò no, entra l'aria. Esatto. Cazzo siamo qua nel metro? Are we going or what? Non so, dimmi tu. Scusa, qua c'era una luce. Cioè qua si vede bene, arrivi sopra, c'è buio pesto.
Vabbè. Non so se hai notato. Sì. I was sightseeing. Funny. Fuck. Oh shit, look! Lights here too! Look! It's fucking unbelievable! Grazie Walls! Walls ha portato la luce! Sì! Il Salvatore? Cosa cazzo c'era scritto? Non l'ho letto in tempo. Il Salvatore è arrivato a riportarci in paradiso. Sì, cioè, nel senso di defungere. No, nel senso ma anche di... la musica cosa cazzo, stracazzo c'entra, boh. Musica epica, perché c'è l'elettricità. Dov'è che sei? Sopra, c'è un... Dove sei? Prendi la corda e sali. Ah, oh cazzo. Che cavolo, non ho visto la corda. La miseria. Ti dirò la verità, se fosse così veloce mi avrebbe dovuto sbatacchiare contro i muri, non so se... pure leggi fisiche, no? Va su così veloce, c'è un po' di movimento ondulatorio, avrei dovuto spaccare la faccia di qua. A un certo punto. Okay. Porta socchiusa, entriamo. E cambia la luce, mi dà un fastidio perché nelle cutscene cambia la luce, non so se hai notato. Un po' perché si spegne la torcia, ma non è solo per quello. Qui comunque è The Division, mi ricorda assolutamente alcune mappe di Division. Non vedi un cazzo? Metti gli occhiali, scusa. Ce li ho anch'io. Non ho capito niente, cosa sta dicendo? Aspetta, adesso. Ah, per la luce? Perché c'è solo qua? That's why I come here when I'm pissed off. Non è successo niente. Ma che belle chiappotte. Look, basta! They're back on! They're fucking coming back on! No, no! Scusa! Allora, basta! Basta! Se la toccava lì, in effetti la spingeva giù, quindi è stato meglio non toccarla lì. No, io avrei avuto la tentazione, cioè la ammazzavo. È Natale! Allora non è stato Waltz, dai. No, while shotgunning beers and screwing bartenders. You know me, it's a gift. Scusa, cosa c'è la voce di Akko? Something's wrong. No. Sono partite pure gli allarmi delle macchine. No. Fuck. What the hell's going on? Fisher, dopo Fisher, allora. Okay, how do we get there? The fisheye's gotta wait. Gotta wait, but why? C'è il fisheye, perché parla del fisheye adesso? We need to check the substations. One's over there, level with the PK tower. What about the fisheye? Cool. Listen, paracadute? And I will help. We'll do this together. Rapendio. But you have to understand. It's the first. It's been the same situation for over 10 years. 10 years of this fucking darkness. We gotta check this out. How do we get to the substation? It's an old paraglider. It'll help you get to places you normally can't reach. Just follow me. Niente, in che senso raggiungi posti che non potresti raggiungere? Devi esserci sopra al posto per poterlo raggiungere, no? E invece? No, non sei d'accordo, nel senso... Ah sì, potresti raggiungere un edificio, il tetto di un edificio un po' lontano che senza... Non... Vabbè, però... Hai ricevuto un parapendio, ti permette di percorrere grandi distanze in volo e atterrare, sì, magari con un bel po' di stuttere, no, mentre vai, in modo sicuro quando scendi da alte quote. Tieni premuto Z, premi S per sollevarti e stabilizzare la... Ah, vabbè, ok. Il parapendio consuma vigore. Ah, vedi la fregatura. Non è tutto gratis, sì. Yeah. Oh, ma lo apri! Io sono riuscito a morire lo stesso. No, non mi dire che... Ma no.
aspetta. Oh no. Allora. Oh no. Zeta. Ma devo tenere premuto o no? Sì. Che... ma cosa fai? Ma schiantati, vai. Devo tenerlo premuto o no? No. Sì, sì, sì. Ok, lo faccio, ma al tempo che lo faccio... Oh, guarda, ma... S! Cosa fai? Devi tenere premuto S per Z per aprirlo. Poi quando l'hai aperto ti hai premuto S. Sono vivo? Per... Oh, cazzo. Come sei? Ok, stai premuto S. Ok. Oh. C per cadere. Iniziano a dare i numeri per i miei problemi c per, ormai. C per buttarti, C per buttarti, C per buttarti! Prima che te ne passi. Voilà. Ma che cazzo di... tra poco morivo qua. Cosa ci ha fatto? Perché hanno fatto queste cazzo di nicchia? Per salutarsi da un ufficio all'altro, ma che cosa serve? Per darsi la mano... Salve, come sta stamattina? Not bad. For a rookie. It's easier than it looks. I still can't believe this is happening. I think Walt's turned the power on somehow. But why would he do that? He's never helped anyone. Why would he give people power back? Are you sure it was him? He used the GRE key in the car factory. I think that's when everything lit up. That makes sense. Years ago, the military took over the plant to secure the energy cells on the hills. But I had no idea they could still be made to work. And power half the city. Magari sta solo... Magari ha solo alimentato il suo laboratorio, però inevitabilmente magari ha alimentato la città, no? Penso io. Sì. Ne frega un cazzo la città, gli fregava di... Questo ti, adesso ti spiega come cosa diceva per raggiungere posti dove non puoi arrivare. Capito, sì. Puoi usare condotti di ventilazione per ottenere... È che sto andando nella mia crisi, vabbè. Per ottenere una spinta verso la direzione desiderata con il parapendio. Inoltre volare all'interno dei condotti di ventilazione ti fa recuperare vigore. Ah, ok. È possibile partire direttamente da un condotto di ventilazione. Tieni premuto. Sì, è che mi sbagliavo, premevo V, non S. Ovviamente. Che fa? Cita questo. Oh. No, arrivo prima io, arrivo prima io, arrivo prima io. Come sei lenta. Come sei lenta. Dai. Ma sono andato prima di te, cosa vuoi? Ed era? Ma basta, ma stai fermo. Ti butto giù da... But you have to control the wind. Otherwise, it controls you. Ok, quindi? Ma siamo in una città sudamericana con tutti questi colori? Questo è il tutorial, praticamente. Sì. Dai che prima io, dai che vengo un'altra volta io, dai che vengo un'altra volta io, dai, dai, dai! No, 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 come fa? Come fa lei? Come fa? Come fa? Come fa? È brogliato. Invece sono andato io. Stavo guardando un po' al posto. Okay, from here it's not far at all to the substation. Go there and activate it. Però è ovvio che ci vogliono teletrasporti poi. You're a big boy. You'll figure it out. There's another one near the metro. I'll check that one. If we get one or both of these working, means we can activate all of them. Hey, but how do I activate it? It's not rocket science, Aiden. Those are old systems. I guess we need to make sure fuses and cables are working. Ah, ok, eccola. Sono tutto andata. Aspetta. E questo qua? Cos'era sta glitch? Hai visto che tu il parapendio... Aspetta, volevo vedere un attimo il post. Guarda che possiamo rivederlo, ma... Tutto coloratissimo. Ma no, è solo perché c'era il... come si dice? È solo perché? Sta rendendo il sole. No, ma è colorato. Comunque gli edifici sono... Boh. Queste cose qua, queste bande rosse, per esempio, in particolare, no?
Quindi siamo liberi o che cosa? No? Ho capito poi cosa cazzo ha detto. Questo è ancora tutorial che ci spiega come funzionano le centrali elettriche. Quindi dobbiamo andare alla centrale elettrica e attivarla. Ok, fammi vedere un attimo la mappa. Però, okay, però possiamo fare quello che vogliamo. Cioè possiamo anche non andare subito lì in pratica. Sì. Lì c'è la metropolitana, ecco. Quindi per esempio effetto, se... Lì in mezzo, effetto di trasporto, guardavo in basso. Beh, andiamo a farlo, no? Tanto vale. Mm-hmm. Sì. Se vedi qui, davanti a noi, c'è un campo. Un campo di banditi. Che volendo possiamo andare a liberare. Downtown Thugs? Sì. Per non hanno nemmeno tradotto. Che c'è qualcos'altro, ma dov'è? Ah, forse sopra la torre. Sì, infatti è sopra la torre. C'è un drop. Ok. Qua mi ricorda un po' Spider-Man. La storia dei campi nemici di banditi sui edifici, no? Mm-hmm. A pensare che non serve neanche un brutto engine, perché comunque fare 70 frame con ray tracing, eccetera. È quello che è assurdo. Cioè, qua fa 60, 67, 5, ma poi salta un po'. Poi quando ha inquadrato quei due tizi là faceva 63. Che facciamo? Andiamo in quel campo lì? Sì. Poi andiamo alla metro. Mm-hmm. Ok, come vuoi approcciarla alla situazione? Perché possono essere varie entrate. Cioè, vari punti. Visto che ci sono delle entrate anche sotto, mi sembra. Forse tramite parkour, sì. C'è un'entrata. Dice che c'è un'entrata. Macchina. Sei giù di sotto tu? Sì. C'è un'entrata. Ma non era. Cioè, il campo era lì sopra dove ero io. Perché sei sci? Perché passi da sotto? Perché dice che c'è un'entrata qui. Qual è l'entrata? Questo? Sto palo qui. Ah! Questo palo è un'entrata. Ok, interessante. Spiegami come? Ah, c'è tutta una sequenza qui, ok. Non mi dire che c'è qualcuno qui. Non so se ti ricordi, però... Bisogna... Com'è che funzionava la cosa? Allora, possiamo buttare giù con un colpo tutti quelli piccoli, come nemici. E il boss non possiamo buttarlo giù con un colpo da dietro. Quindi, per esempio, quello che c'è davanti, se vuoi, puoi avvicinarti. Bello il riflesso lì. Uno lì davanti. Allora, la cosa più importante è... È andato via, quindi... Mm-hmm. Oppure bisogna usare... La cosa importante è uccidere quelli che hanno la sirena attaccata alla schiena. Perché quelli possono chiamare rinforzi. Quindi se magari ci beccano, ci dobbiamo interessare a quelli lì. A me vede, questo è girato dalla mia parte. Ci arrivo da quello lì. L'arciere. È molto distante.
quello con la sirena si vede da qua. Non l'ha sentito nessuno, l'ho sentito io star qua. No, tranquillo, sono sordi, sono tranquillo. Ce n'è uno qui davanti, però lo vede il boss. Non capisco. Andiamo. Oppure sente che mi lancio io. Ah, aspetta, c'è questa. Che bello, sta piovendo, bello. Non pioveva di là, non abbiamo mai beccato la pioggia di là. No. E che c'è quello là. Non vedi niente. E quello lì è quello con la sirena, quello lì che c'ho davanti io. Che sta camminando. Mi ha quasi visto il boss. Attenzione. Attento. E questo boss sta proprio guardando la mia direzione. Niente, sta guardando la mia direzione, sta venendo. Ma mi sono bloccato sulla... Sei un bastardo, mi sono bloccato... Come fa? Non so parlare l'italiano, non mi escono le parole. Cosa ho visto? Mi sono bloccato su una cazzo di scala. Chi l'ha vista? Io non riesco a aiutarti perché sono... No, tranquillo, rimani nascosto. Non è nascosto. Come cazzo? Guarda, che design di merda proprio. E poi mi vede che c'è una scatola. C'era una cassa davanti. E lui mi vedeva oltre la cassa. Cioè, ma... Di che stiamo parlando? Scusami, Ma scusa un secondo. Io ho lanciato la moneta. Adesso ho tirato fuori l'arma e il tizio si è girato verso me. Cosa è servito a fare a lanciare la moneta? Riesci a tirarmi su? No, c'è il boss davanti. Cosa fa? Vola. Non riesco a capire. Io stavo cercando di far voltare il tizio con l'allarme. Sì. Ho lanciato la moneta contro il muro dietro di lui. Questo invece di girarsi verso la moneta ha attaccato a me. E ora cosa serve la moneta? Ma dai, ma... No, non ce la si fa con sto gioco, Non ce la si fa. Niente, allora. Ci hanno dato un arco. Io uso l'arco, non mi frega niente. È andato un arco? È andato un arco, sì, quando abbiamo finito la... tutto quella parte con Waltz. Qui è un po' un problema, cazzo. Fammi starco, sono rotto un po' gli maron. Perché tieni fuori l'arma? Come si fa a metterla via l'arma? La mette via in automatico o c'è un contasto? No, la metto via in automatico. Scusa, se io tiro la monetina, perché hai estratto l'arma? Viene dato il qualcosa, secondo me. Sta facendo molto, molto, molto cagare il gioco. Tu dove sei? Ti hai resettato tutto? Bisogna rifare tutto? Non tutto, ma... Capito? Non ha un mirino, quindi... Ah, sì. Ma è rimasto solo il boss? No, c'è ancora questo con la sirena. Non lo vedo. Adesso lo vedo. Vieni qua, fatti prendere. Stallo.
qua. Unicorno, unicorno, unicorno. Quanta vita? Ah, 800 frecce hai sparato, scusa. C'è è un doppio unicorno. Guardalo, guarda come l'ho preso in mezzo agli occhi. Minchia. Oh. Adesso qua faccio. Guarda quanto poco gli fanno le frecce. Guarda, guarda, guarda la vita. È nulla, assoluto. Non fa niente. Lui è scemo, non viene. Adesso viene. No, l'hai chiamato. Hai parlato. Cosa è successo? Ho visto cosa ha fatto. Ma è pieno di blitz, cara. Bello che su tutti gli headshot. Scemo. Aia! Non ero scemo. Adesso mi ammazza. Martella, ma che cazzo fai? Ma perché? Continua a sbagliare. Aia, che botta che fa! Che assurdità. Cosa fa? Si è aggrinciato sopra il mio corpo. Lo sto tenendo. Ce l'ho io. Lo tengo io. Vai. Io non posso. Intanto, non posso restare. No, te lo sto tenendo fermo. No. L'hai preso? No, non ce l'ho fatta a salvarti per un secondo. Che cavolo. L'hai preso? Sì, si è ammazzato. Sì. Ok, adesso allora, prima puliamo tutto. Sì. Perché sennò questi dementi, come avevamo già detto. Mi piacciono queste cose difficili, che sono tutti o a destra o a sinistra. È difficilissimo. Se torni qui da me, c'è delle siringhette. Ah, aiuto! Ah, però è pieno di zombie! Aiuto! Siringhette, cosa vuol dire? Inibitore? Inibitore, sì. Aiuto! È pieno di... Andate via! Mi fate... Mi state facendo perdere durabilità all'arma, andate via. Sono sprecato. Non conviene... Ah! Non conviene star qua, prima di uscire di qua. Prima è meglio finire qua. Cosa? Non vorrei che per qualche sfiga si resettasse la zona. No, non si resetta. Ma facciamo a cambio. Vai tu a prendere l'inibitore. Sto io qua. C'erano anche le frecce avvelenate. Ma non spariscono, no? Possiamo andare dopo. O no? O spariscono? Non lo so. Di quel punto, non lo so. Vai adesso. Tanto non succede niente qua. Non sparisce la roba. Dov'è che sarebbe? Se guardi dove ti manda il coso sotto. Dove dovrei andare? Giù, tu vai giù, c'è una finestra aperta. Meglio che ci andiamo in due qua, mi sa. E facciamo prima lì. Quanti inibitori hai preso, scusa? C'è solo quella cassa lì. Dove sei? Dove fai te grabato lì? Dove stai, cavoli? Ma vieni qua. Vieni da qui. Ok. Lui sta lì a tirare fuori la cosa. Ok. Allora, aspetta che se ne salgo. Sta qui ad abbronzarsi un po'. Cosa serve sto carino che... Che uno poteva dare la mano all'altro per arrampicarsi, per esempio.
In automatico, ogni, no? Ti ogni volta ti avvicinavi in una zona. No, ogni volta che si entra qua fa la musichetta da, da combattimento quando non c'è nessuno. Scemo, vieni qua. C'è un altro. Cazzo, no? Ma cosa va pre- cosa? Non ho fatto in tempo a fare. Gna! Dash. Anche te. Stavo cercando di riprendere, ma non ci sono riuscito. Io devo capire questo gioco del cacchio. Come funziona? Ancora non mi spiega come funziona cambiare le munizioni di armi tipo l'arco. Devo finire prima tutte le munizioni di un tipo prima di cambiarle? Oppure c'è un metodo? Perché, non lo so, non te lo spiego il gioco come fa a cambiare tipo di munizioni. Non te lo dice. Cioè, io ho craftato, lo so. Per. Dai, cioè, lo so. Di sicuro. Perché ho anche lo stream, lo sto streamando. Ho craftato delle frecce elettriche. Ma mi sta ancora usando le frecce vanilla. Quando io voglio usare quelle elettriche, però non mi dice prova come cambiare. A googlare un attimo, così ce lo dici a tutti. Se c'è qualcosa su Google. Se, perché quando cerchi qualcosa sul gioco non c'è un. Oh cazzo. Era già pronto qua per venire a rompere le palle, ragazzi.